Oggi, 15 novembre, ricorre il 550° anniversario della fine della Contea di Lecce. Fine della Contea di Lecce che avvenne in maniera tragica, in quanto l'ultimo conte di Lecce, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, fu fatto strangolare nel corso di una congiura ordita da Ferrante d'Aragona. Ferrante d'Aragona che, fra le altre cose, era anche nipote del conte di Lecce. È lunga la storia della Contea di Lecce, sorta con gli Altavilla, famiglia normanna. Tra gli esponenti della famiglia Altavilla ricordiamo due figure: la figura di Accardo, che fondò in Lecce il convento delle monache benedettine, e la figura di Tancredi, questo principe dall'aria romantica che, esiliato dapprima in Grecia, richiamato in patria durante il viaggio di ritorno in patria, la nave fu sorpresa da una tempesta ed egli fece un voto al santo protettore dei naviganti, a San Nicola, che se fosse ritornato salvo in patria a Lecce avrebbe costruito una chiesa. Le acque, si racconta, che si calmarono immediatamente ed egli sbarcò al porto di San Cataldo, per cui fece edificare la chiesa dedicata ai santi Niccolò e Cataldo, che ancora esiste. Ma poi, sconfitto in guerra da Arrigo di Svevia, fu fatto accecare.